Buonasera amiche e amici di Gamesurf, di Tiscali e di Pop Talk. Siamo tornati su una nuova piattaforma, nel senso che è sempre Twitch, ma abbiamo deciso di cambiare canale, quindi abbiamo deciso di provare ancora a svecchiare il format Pop Talk dopo essere stati live a Carrara. Abbiamo provato a raccontarla in maniera diversa con un canale di Gamesurf che va in una direzione simile a quello che avevamo prima, ma che comunque decide di indirizzarsi in qualche modo su delle produzioni più cadenzate, con delle rubriche settimanali più precise. Stasera, per dare seguito a quello che avevamo già fatto 2 settimane fa, abbiamo voluto continuare ad andare a sviscerare quelle che sono le tematiche di attualità, soprattutto legate a quelle che sono le uscite sia al cinema che televisive, facendolo con degli esperti. Quindi persone che sono vicine al progetto di cui andiamo a parlare. Se quindi 2 settimane fa, per parlare di Doctor Strange, abbiamo avuto con noi ospite Stefano Caselli, che si è occupato per tanti anni di disegnare America Chavez all'interno di quello che poi è stato tutto il contenitore Marvel e il personaggio che abbiamo visto arrivare poi nel film di Doctor Strange. Stasera, per parlare di Cip e Ciop, agenti speciali, ho voluto recuperare e rispolverare un amico di vecchissima data, che vi dirò, vi confesserò. Quando eravamo giovani, condividevamo un sito sul quale scrivevamo, che era GameSource, scusate, tra GameSurf e GameSource. Adesso mi vado anche a impallinare un po' la lingua. E sono felicissimo di ritrovarlo oggi, a distanza di tantissimi anni, perché ci siamo resi conto che l'ultimo messaggio che ci eravamo scambiati era del 2013. Pensate, ragazzi, eravamo nel Paleolitico. E quindi do il benvenuto stasera e lo ringrazio perché, grazie anche al fuso orario che non ci viene a favore, ha deciso di essere qui con noi. Quindi benvenuto Luca Chiari. Ciao, grazie mille a te Mario per l'invito. Fa piacere di Grazie a sentirti. te davvero. Fa molto piacere anche a me ritrovarti anche dopo tutti questi anni. Mi fa Sì, piacere infatti. ritrovarti in questa nuova veste. È anche sintomo del fatto che i siti, l'informazione di tanti anni fa hanno fatto qualcosa di interessante perché eravamo dei giovani appassionati e adesso siamo Sì. pronti a raccontarci qualcosa di diverso con delle professioni nuove. Ci racconterai tutto tra poco perché poi sono molto curioso di sapere anche come si è evoluta tutta la tua carriera, come sei arrivato fino a questo punto. Sicuramente molti degli spettatori saranno interessati alla stessa cosa, anche perché magari qualcuno è curioso e dice anch'io da grande voglio fare quella cosa, quindi può essere solo che un modo per raccontarla. Per accompagnarmi stasera qui con me ho due altri ospiti, sono due colleghi perché sono critici allo stesso modo, hanno seguito tutta l'evoluzione del prodotto Cip e Ciop, lo hanno trattato sui loro rispettivi siti, quindi do il benvenuto non per ordine di importanza, ma così a caso, non me ne voglia chi arriverà secondo, col quale ho molta più confidenza. Quindi do il benvenuto prima a Jacopo Iovannitti. Ciao Jacopo, Ciao, grazie per essere piacere. qui. E poi do il Grazie. benvenuto a Luca Ceccotti da Every Eye, che non me ne vorrà se è arrivato per No, ultimo, ma tranquillo. ci conosciamo da così tanti anni che me la perdonerà probabilmente. Già perdonato. Perfetto, ottimo, è stata velocissima come venia Nice. concessa. Ragazzi, allora, grazie mille per essere qui. Faccio un velocissimo cappello introduttivo e poi ci tuffiamo subito nel magnifico mondo di Cip e Ciop, agenti speciali. Il film è stato un successo perché è stato acclamato dalla critica e dal pubblico. Sono stati in pochissimi quelli che sono riusciti a trovare un pelo all'interno di questo film. Ne abbiamo trovati, prima ne parlavamo nel dietro le quinte, ci sarà modo di raccontarlo, di andare a sviscerare tutte queste problematiche, vediamo anche voi come la pensate al riguardo, però direi che è stato un successo incredibile che forse non ci aspettavamo. Prima di arrivare quindi a quella che è stata la comunicazione del film stesso, io chiederei a Luca, non a Luca Ceccotti, quindi facciamo così, quando devo parlare con Luca Ceccotti dico Ceccotti, quando devo parlare con Luca Chiari No. vado su Luca. Quindi chiederei a Luca di raccontarci un po', calcolando che lui è entrato nel progetto in corso d'opera, qual è stata la sensazione a livello di studio, di produzione, quando si è iniziato a capire e a sentire l'odore della possibilità di avere un successo tra le mani. Beh, innanzitutto io sono entrato verso la fine della produzione, quando erano gli ultimi 2 mesi praticamente. E
Diciamo che ho visto la produzione e i lavori già iniziati molto avanti, eravamo diciamo verso la fine delle animazioni e niente, entrando nel progetto, cioè non avendoci, cioè prima di lavorarci non sapevo bene cosa aspettarmi. E ero, diciamo, solo incuriosito. Avevo un po' quel sentore che si ha quando vengono annunciati questi remake dei film classici Disney o serie animate in live action. E invece poi dal primo giorno, entrando nel progetto e vedendo già dal primo giorno le cose che stavano facendo, ho detto: wow, cosa cavolo stanno creando, insomma, perché c'erano veramente delle cose assurde e pazze anche solo da vedere. Vedere anche Tu solo. scusami, di cosa ti sei occupato nello specifico? Ci sono delle scene in particolare? Perché ricordo che quando è uscito il trailer avevi detto che la scena in cui loro vanno a Main Street l'avevi curata, forse non nella totalità, tu però avevi seguito alcuni pezzi di quella Ah, scena, però se no, di non capire. quella scena, però c'è cioè una Ah, ok. scena. Un'altra scena alla fine del trailer avevo fatto, cioè praticamente nel film ci sono, ho lavorato a 5 shot, e qui 4, in 4 shot ho animato Peter Pan o Sweet Pete, Ah. e in quella scena del trailer avevo animato appunto Chip e Chop, ma era un taglio breve, era la scena dove praticamente stavano scappando. Ok. Beh, caspita, quindi animare Peter Pan, insomma, non un lavoro da poco, perché poi comunque il peso del personaggio c'è, Sì, quindi sì, non so sì. se hai avuto un timore reverenziale nei confronti del Peter Pan originale. Ma più che timore è stato per me molto divertente perché appunto per animare, cioè secondo me c'è stata abbastanza cura nel caratterizzare Peter Pan perché per farlo abbiamo dovuto studiarci appunto il film classico, le movenze che aveva il Peter Pan originale nel film classico. Anche le sue azioni, ad esempio il suo credo di battaglia, come lo faceva, e dovevamo. Infatti, ho animato quella scena. E no, per me è stato veramente divertente, anche perché, appunto, cioè, amo i film Disney e l'animazione in generale, quindi studiarmeli per me è stato solo un piacere, insomma. Tra l'altro, Luca, poi facciamo magari un cliffhanger a fine puntata, ma lo anticipo. Mi pare di aver capito che stai lavorando anche ad House of Dragons. Sì, in questo momento sì. Quindi dopo Però. magari, però non si può dire niente. Sì, esatto. Ok, quindi l'abbiamo lanciato così come bait. Questo è il nostro clickbaiting serale. Jacopo, proprio restando nell'argomento Sweet Pete e Peter Pan, senza poi entrare ancora nel dettaglio delle critiche che sono state mosse al personaggio e al film, è vero che era stato un po' anticipato nel trailer, ma ti aspettavi questo grande antagonista, questo avversario da sconfiggere? Ti aspettavi che Chip e Chop potessero andare a fare battaglia o comunque ricevere fastidio da un personaggio come Peter Pan? Che sensazione ti ha lasciato questa cosa? Guarda, io devo fare una confessione. Io non sono un grande fan di Peter Pan. O meglio, Jacopo, scusami, ma sfondi una porta aperta, quindi Ok, va benissimo. perfetto. Viva Sempre viva Capitan Capitan Uncino. Uncino! Viva Capitan Uncino! Sempre, sempre. No, io il film Peter Pan, Le avventure di Peter Pan, lo trovo meraviglioso. È un film dove hanno lavorato il meglio degli animatori Disney dell'epoca, Ian and Old Man, la regia di proprio dei grandi animatori del momento, degli anni 50. Il personaggio di Peter Pan ho sempre faticato a farmi uno sceneggio, ma in qualsiasi salsa, in qualsiasi versione, io Peter Pan non c'è mai questo feeling. Molto meglio il fanciullino di Pascoli, ma il fanciullino di Pascoli non può la versione adattata su Peter Pan. Quindi sono sempre così. Quando l'ho visto cattivo, vabbè, eviterò proprio lo spoiler più spietato, però insomma, chiaramente in determinate situazioni mi sono divertito, ero contento. Cosa che quando trovo altri cattivi, ai quali invece mi affeziono, e con cui spesso nel cinema moderno c'è quasi più feeling col cattivo, no? Ormai con i Sì. protagonisti, con diciamo la parte buona,
E io sono stato molto felice, quindi in realtà mi è piaciuta particolarmente questa cosa. E ho trovato bello anche il fatto di vedere del paradosso di trovare un Peter Pan invecchiato, quindi in barba alle critiche che possiamo leggere un po' sul web ogni tanto, a me, io questa cosa l'ho apprezzata. Per me rimaniamo nel contesto dei cartoni, in un mondo fantastico dove può accadere di tutto, cioè chi può crescere non deve crescere, chi non cresce basta. Sono regole che non abbiamo, non reali. Ecco, esatto, dici bene, sono regole non reali che quindi in qualche modo possiamo andare a modificare. E Luca Ceccotti, a questo punto introduciamo quella che era un po' la critica che diceva, che raccontavo nel dietro le quinte, perché su YouTube qualcuno mi ha scritto: non ti rendi conto che Peter Pan è un errore, perché i cartoni animati non possono invecchiare, quindi in che modo Sweet Pete, da che era il bambino di Peter Pan, adesso è invecchiato? Al di là di quella che è tutta la metafora che racconta il personaggio di Sweet Pete, che racconta in buona sostanza quella che è la storia del doppiatore originale di Peter Pan in inglese, questo ragazzo prodigio che era addirittura aveva vinto un Oscar giovanile nel 50 e che poi è stato dimenticato completamente ed è morto purtroppo di overdose. Io direi che comunque il personaggio di Peter Pan non va contestato per queste problematiche, perché invecchia, ma perché, come ci dicevamo prima, Luca è un attore che ha interpretato un personaggio. Che chiave di lettura ti sei dato tu? Questa che hai dato tu secondo me è perfetta, ma poi inoltre io lo vedo anche un po' come un contrappasso al personaggio all'interno del film, a parte il fatto che è un attore e non è un cartone animato, ma funziona anche all'interno del contesto del film, a mio avviso. Come diceva Jacopo, nel film ci stanno persone che non crescono, personaggi che non crescono, altri invece che crescendo sono, diciamo, maturati male. Come appunto Peter Pan, e a me ha ricordato anche molto, cioè la scelta di sceglierlo come villain della storia, un po' l'idea di Barney Stinson che aveva di Karate Kid, Sì, no? Dove vero. praticamente Ralph Macchio, anzi, la Russo era il cattivo, invece c'era Johnny Lawrence che era l'eroe, il ragazzo che arriva un po'. Johnny Lawrence in questo contesto è Capitanuccino, anche se nel film non c'è, e Peter Pan è il villain, ma Peter Pan è stato sempre un po' il villain, no? Anche dello stesso Peter Pan, che Assolutamente del sì. film, ovviamente, Figlio che del rubava demonio. il figlio del Per demonio. citare il film, esatto. Beh, rubava, praticamente costringeva dei bambini ad andare con lui per non invecchiare mai e rifuggire la vita adulta, e un po' invece nel contesto ci sta, è solo che c'è allora la critica su di lui come villain, onestamente non la recepisco come giusta, perché si perde un po' a livello critico il concept che c'è dietro al film, ok? Però dall'altro lato c'è un elemento narrativo che un po' stona, però non voglio fare spoiler, non so se posso dirlo o meno. Ma guarda, oggi è il 26, è passata una settimana, non lo Ok. so, valutiamo, magari non lo so, se vogliamo attendere il Diciamo tempo di che Final Fantasy X, riparliamo tra 20 anni. Se no, no, purtroppo. andiamo sciocchi. Tanto tra 20 anni sarà comunque spoiler per qualcuno che non l'ha visto, quindi Assolutamente sì. poteva anche lui magari farsi, diciamo, il ritocchino, Sì. come ha fatto Dai, quello non giustamente è Dave. spoiler, alla fine è una cosa che si vede Dici? subito nel film, quindi dai, si vede anche nel trailer che Chop alla fine si è fatto il ritocchino. No, lui sì, però magari era, sai, all'interno dell'intreccio abbastanza importante come cosa, quindi Ciao. non volevo tirarla troppo dentro. Però sì, Va bene. comunque, quello secondo me è l'unico elemento che stona, ma la critica sul villain è, diciamo, non sta troppo in piedi all'interno del contesto del film. Quindi, secondo me, è una buona scelta, in realtà. Adesso voglio mettervi in difficoltà sul danzare sulla punta dello spillo dello spoiler. Sappiamo che alla fine del film si vede un personaggio. Non diciamo chi, perché sembra che sia stato un po' la grande chiusura di questo film. Questo personaggio a me ha dato da pensare.
perché lo abbiamo già visto negli anni passati nella serie di DuckTales. Il reboot di DuckTales ce l'ha raccontato in maniera diversa. Non è più il supereroe che tutti conoscevamo, è un attore che interpreta un supereroe. E quindi si sposa moltissimo con quello che è stato fatto con Chip e Chop, perché anche i due Chipmunk sono degli attori che hanno interpretato una parte. Secondo voi la Disney così facendo ci sta raccontando che può lanciare un nuovo filone in cui il suo multiverso è fatto di attori che interpretano una parte e quindi in realtà Bonkers può ritrovarsi con Baloo e Jet McQuack può trovarsi a cena con, non lo so, ditemene un altro a caso, il primo che vi viene in mente. Jet McQuack va a cena con Re Luigi. Ok, ci sto, va bene. Jet McQuack a cena con Re Luigi doppiato da Magalli. Bellissimo, che scelta quella, bellissima. Jacopo, tu pensi ci possa essere uno scenario del genere che magari ci può raccontare qualcosa, non lo so, un multiverso Disney, attori che prendono vita? Io credo che sicuramente il fatto di giocare questo Chip e Chop in una versione molto simile, che fa gioco, richiama ovviamente il super citato in questi giorni Roger Rabbit, abbia aiutato anche alla concezione del personaggio attore. È chiaro che questa cosa loro la sono andati a fare con dei personaggi minori, con dei personaggi che in qualche modo sul grande schermo non erano mai arrivati in un lungometraggio a loro dedicati, avevano avuto appunto la serie ovviamente omonima, e che anche negli ultimi anni erano arrivati giusto su Disney Plus con una serie Target Kids, ma proprio basic Chip e Chop al parco, e già il nome dice tutto, carinissimo, dice tutto. Con un Topolino, con un Pippo, con un Paperino, io penso che difficilmente possano cadere in questo gioco. Con tutta questa serie di personaggi secondari che, come hai detto tu, appunto, cioè te li sei già immaginati a cena perché fanno parte di quelle serie della nostra mattina degli anni 90 e che hanno dimenticato per anni, poi loro li hanno letteralmente messi lì e dimenticati per anni, e penso che sia un'ottima chiave di lettura per e narrativa oltre che di lettura per riportarli in auge. DuckTales, che mi hai citato tu, Mario, è uno degli esempi più clamorosi. Io lo trovo uno dei reboot più belli degli ultimi anni. Non smetto di incollarmi, di guardarli incollato allo schermo, e tutte le trovate utilizzano per riportare dei personaggi secondari, a volte dimenticati, altre volte sottovalutati, altre volte ben voluti, come quello di cui stiamo velatamente parlando. È sempre stata un'ottima trovata. Quindi lunga vita a questa cosa, se li aiuta, perché poi sappiamo che Disney multinazionale eccetera, anche a parlarne in chiave ironica, perché poi la paura maggiore di Disney, come penso un po' abbiamo capito nel tempo tutti quanti, è la paura di snaturare un personaggio. Quindi Topolino non potrebbe mai diventare realmente un cattivo, no, e finire un Topolino cattivo. Se ci fosse un escamotage con questa stessa chiave, tanti altri personaggi invece sono molto più liberi, tant'è che poi anche i ruoli di i tre, per, appunto, la banda Disney è bella perché hanno sempre i loro ruoli un po' come se fosse un teatro, no? Tutte le volte che vanno in scena, appunto nei cortometraggi come nei film, poi sappiamo che ritornano loro. In questo modo loro stanno facendo un po' lo stesso gioco con dei personaggi secondari, ma svincolandosi ancora di più perché sono attori, come hai detto tu, e possono farli diventare cinici, possono far fare battute, doppi sensi, tutta una serie di cose che non gli sarebbe permesso in altre situazioni. Quindi io la trovo una scelta giusta e saggia, anche perché poi il target siamo noi. Cioè non sono assolutamente caso, soprattutto DuckTales riesce a essere ancora doppio secondo me, ma questo Chip e Chop è letteralmente target 30, né più né meno. Che poi è anche il motivo per cui il paragone con Roger Rabbit regge abbastanza. Che è arrivato, sì, l'abbiamo visto. Sì, a parte quello, ma anche perché diciamo che prende il genere, anche se lì era noir e qui invece è più detective stories, e lo modifica e ci costruisce sopra una storia rivolta a chi, diciamo, il genere lo apprezza e lo conosce. Sicuramente non sono i bambini, diciamo. Sì. Come erano i Chip e Chop del 47, ad esempio, che erano nati per
per rompere le scatole a Pluto e Paperino. Sì, slapstick totale. Ma diciamo che ricordiamoci anche un film poi uscito in piattaforma comunque per famiglie. Roger Rabbit all'epoca aveva il vantaggio di essere uscito al cinema, ma soprattutto di non essere uscito sotto il marchio Disney, ma sotto Touchstone, che era stata proprio un'etichetta creata apposta negli anni 90 per distribuire film un po' più adulti. A me fa sempre ridere quando vedo Sister Act e dico, minchia, ma alla fine Sister Act è Disney? Oppure, Dio, non mi viene, mamma mia, non mi viene il Pretty Woman, cioè delle storie che insomma sono borderline effettivamente, se immaginavi il marchio Disney con cui usciva la sirenetta o Aladdin, quindi... Periodo brutto per la Disney, quello che per fortuna si sono messi alle spalle con il Rinascimento. E Luca Cecotti, a questo punto ti chiedo, è veramente il nuovo Roger Rabbit? Le generazioni di oggi, noi facciamo il paragone con Roger Rabbit, ma le generazioni di oggi che magari lo vedono tra qualche anno, tra 20 anni, tra 30 anni, potranno dire del nuovo prossimo film su questa scia, questo è il nuovo Chip e Chop Agenti Speciali? Allora, il paragone non è forzato, però certo Roger Rabbit ha fatto molta più storia, anche rispetto a Chip e Chop. E ripeto, lì c'era un autore dietro, Robert Zemeckis, che aveva lavorato molto più sul genere, impalcando, intessendo una storia che era profondamente noir e in certi sensi era anche molto più adulta. Di questa di Chip e Chop, e comunque si mantiene su un certo grado di, cioè è cinica, anche sarcastica, però diciamo che non esagera mai. Poi anche su, diciamo, sulle morti, chi è che si dimentica la salamoia? Cioè... Quindi lì c'era un contesto diverso anche in senso animato, perché qui Chip e Chop lavora anche come manifesto dell'animazione dei primi anni 20 del 2000 praticamente. Anche più indietro, ma in realtà cioè, non è soltanto un mix tra live action e animazione, un mix tra live action e animazione a mano in CGI, stop motion, c'è dentro di tutto. Prendi il detective, ad esempio, che lavora al caso, il calzino che parla, c'è dentro di tutto, dalle cose più basiche a quelle più lavorate. In questo senso è la diretta evoluzione di Roger del lavoro che Zemeckis aveva fatto con Roger Rabbit. Ora, che sia in tutto e per tutto il nuovo Roger Rabbit, piedi per terra. Però secondo me, diciamo che tra 20 anni, se uscisse un nuovo film simile, potrebbero dire che è il nuovo, è un altro Roger Rabbit, piuttosto che dire è un nuovo Chip e Chop. Però sì, comunque è la cosa comunque più vicina a Roger Rabbit che sia mai stata prodotta. Anche nei cameo, penso. Ci stanno tanti film che hanno utilizzato i cameo sbagliandoli. Ora io penso ad esempio, soprattutto alla Warner Bros. Penso ad esempio a Space Jam, New Legacy. Penso anche a... Non l'ha sbagliato su Ready Player One, però erano un po' troppo caotici, messi lì, alcuni senza troppo senso. Invece qui lavora sull'animazione, lavora bene sulla storia, quindi contenuto e forma anche. E c'è anche questo utilizzo dei cameo che è abbastanza eclatante in alcuni casi. Quindi è il nuovo Roger Rabbit? Nì, però è la cosa che si avvicina di più a Roger Rabbit. Luca, allora raccontaci un po' a questo punto, come si arriva a lavorare su un film come Chip e Chop? Qual è il percorso che compi dal momento in cui dall'Italia decidi basta, vado in Canada e vado a lavorare all'animazione 3D di Chip e Chop? Posto che non è che ti svegli e dici oggi faccio Chip e Chop, arrivi in un'azienda e quell'azienda poi ti assegna un progetto specifico. Facci un racconto, facci sognare. Cioè, da quando ho iniziato proprio il percorso di animazione? Sì, a un certo punto della tua vita avrei deciso, da grande voglio fare questo, però saprai meglio di me che in tanti lo possono dire, però sì, poi sì. Alla fine l'imbuto è quello, in pochi arrivano e possono arrivare in Canada a realizzare delle animazioni di Chip e Chop e soprattutto House of Dragons, che insomma, Chip e Chop non è il primo film che passa per la strada, House of Dragons nemmeno è la prima serie TV che passa per la strada. Sì, sì. Diciamo che ho iniziato all'inizio
Volevo più che altro in generale lavorare nella computer grafica, cioè era uno dei miei sogni da quando ero piccolo, insomma. E, anche perché sono sempre stato appassionato di videogiochi, come sai, e anche cinema. E niente, mi informai anni fa per studiare in quel campo e sono partito iniziando un po' a studiare in generale i vari dipartimenti che ci sono nella computer grafica, e tra modellazione, animazione, lighting e varie cose, insomma. E, animazione, diciamo che era una di quelle cose che fin da bambino, appunto, mi sono sempre piaciuti i cartoni animati e l'animazione in generale, ma pensavo che fosse fuori portata perché ero convinto che occorresse saper disegnare, cosa che non so fare. E, una volta però dentro, appunto, iniziando a fare animazione 3D, ho scoperto che questa cosa non serviva, anche se è molto utile, sto cercando di appunto rimediare a questa cosa. Ho deciso appunto di percorrere quella strada, perché era veramente la cosa che mi piaceva di più fare, mi divertiva farlo. E niente, da lì poi ho intrapreso un percorso di studi in quel campo, studiando con varie scuole online, e ho fatto la prima scuola di computer grafica, che era stato un master di 6 mesi a Treviso, e dopo di quello appunto mi sono specializzato in animazione in questa scuola online che si chiama Animation Mentor per 2 anni. E niente, uscito da lì sono riuscito a mettere insieme i miei primi lavori, e tramite quelli ho cercato lavoro qua in Italia, e dove ho trovato lavoro in un piccolo studio a Milano, che era stata la mia prima esperienza. E niente, lì ho dopo di quello sono stato poi contattato da un mio amico che aveva avviato una sua piccola startup, e mi aveva chiesto se volevo lavorare con lui per un progetto in realtà virtuale, che si chiama Vaillant. È stato presentato poi alla Biennale di Venezia, mi pare 2 anni fa. Niente, dopo di quello poi è scoppiato il Covid e diciamo che ho fatto un po' fatica in quel periodo, e quindi mi sono rimesso un po' a studiare. E, ho fatto varie mentorship e workshop che ho seguito in giro online, e dove riuscivo ad andare, insomma. E, ho fatto una mentorship anche con Nara Yoon, è un animatore Disney, che mi ha aiutato molto, insomma, a perfezionare i miei lavori e il mio portfolio. E, tramite appunto quel portfolio nuovo, ho applicato la Technicolor Academy, che praticamente la Technicolor è l'azienda che possiede le maggiori principali compagnie di effetti speciali al mondo, tipo tra cui NPC. E niente, sono riuscito ad entrare in questa Academy, e finendola poi 6 mesi dopo mi hanno contattato appunto per farmi un'offerta di lavoro per Montreal, insomma. E Bah, niente, quindi cioè, un po' riassunto, è stato un percorso molto lungo, però. però alla fine qualche soddisfazione, insomma, perché direi qui di quattro presenti, l'unico che ha messo le mani su Chip e Chop, direi che sei tu. A meno che Jacopo e Luca adesso non ci dicano: no, no, guarda, che in realtà io ho scritto una linea di dialogo di Sweet Pete. In quel caso alzo le mani, per carità. No, io al massimo sono arrivato dopo nella promozione come ufficio stampa, quindi mi fermo, arrivo sempre dopo, prima Luca, quindi. Io sono la coda proprio. E allora niente, niente, direi che vince a mani basse Luca, decisamente. Jacopo, c'è qualcosa del film che all'inizio ha una prima, forse anche unica, non
non è detto che siate così malati e deviati come me che lo guardate due volte in tre giorni, però dico, magari a una prima visione c'è qualcosa che ti ha fatto storcere il naso e hai detto però questa cosa qui magari poteva essere fatta un po' meglio. No, allora, fatto un po' meglio no. Diciamo che all'inizio, la prima parte del film l'ho trovata molto più bomba della seconda. Nel senso che parte questa critica spietata allo Star System, tutto anche le dinamiche comunque tra Chip e Chop stessi. Ho trovato veramente divertente il fatto che lui si sia chirurgicamente trasformato in CGI. Cioè, secondo me è stata la chiave di svolta del film. Che all'inizio, ecco, forse mi aveva fatto storcere il naso questa cosa. Quando ho visto il poster, uno era 2D, uno era 3D. Come mai? Per quale motivo? E ha talmente senso, e più sono usciti i materiali, più si comprende il motivo, ho detto, ragazzi, va bene così, fantastici e favolosi. Quindi, in realtà, no. Poi la seconda parte, secondo me, non dico che si appiattisce, però diventa un film un po' più standard. Abbiamo capito già quali sono i meccanismi forti e vengono solamente, fra virgolette, solamente ripetuti. Comunque ripetuti bene, però ripetuti. Mi mancava ancora il boom, come magari un Roger Rabbit già citato aveva, secondo me, anche nella seconda parte. Quindi, questo. Onore all'animazione 2D, o quella che sembra animazione 2D, tant'è che io farei tantissime domande a Luca, perché vedere finalmente il ritorno... Facciamogliele, perché guarda, gliel'avrei fatta subito adesso. Sono curioso, perché poi è un 2D, però immagino che sia un 2D modellato su 3D, cioè non credo sia chiaramente diretto. No, le animazioni 2D fatte a mano in tradizionale ce ne sono anche parecchie. E ci sono anche personaggi che sembrano 2D ma che in realtà sono 3D, tipo Chip in questo caso è 3D. Ok, quindi sfruttando la tecnica, la Miller, oppure cioè quella usata nei cortometraggi tipo Winston, Fist per gli amici e tutto il resto, oppure è stato rielaborato ulteriormente questo concetto? Io ricordo che all'inizio c'era stato un momento dove Disney ha detto basta, adesso dobbiamo tornare al 2D, facciamolo attraverso il 3D, e quindi erano nati i cortometraggi Paperman, oppure Fist, quello col cagnolino, poi mi sembra che in italiano si è chiamato Winston, dove c'era praticamente il modello 3D e sopra veniva, almeno sicuramente a livello di colorazione, utilizzato le tecniche più tradizionali. A un certo punto è sparito anche quello e ho visto un utilizzo maggiore proprio del 2D finale come effetto. Proseguendo sulla scelta di effetto. Sì, no, in realtà no, non è stata usata quella cioè Chip di 2D ha praticamente le texture. Cioè la differenza tra lui e Chop è che Chop ha le texture fotorealistiche e il groom, i peli e tutto il resto, mentre Chip ha le texture disegnate a mano. Quindi confermi. Sì. Anche Chip si è rifatto il look, quindi. Perfetto. Però solo interiormente, mentre Chop sì, esatto. Sì, lui è una cosa più spirituale. Si può rifare anche dentro, non lo sapevamo, ma ci si può rifare anche dentro. No, una cosa molto curiosa, almeno che per me è stata quando ho iniziato a lavorarci, è che tutti i personaggi in 3D come Sweet Pete, Chip, sono tutti animati nello stile di Spider-Verse, quindi sì, mentre tutti quelli fatti in CGI sono tutti animati nello stile classico CGI, frame by frame, mentre quelli sono tutti, diciamo, si chiama passo 2, che è lo stile di Spider-Verse, e quella cosa mi è piaciuta veramente molto come cosa, perché okay. era una cosa innovativa, insomma, secondo me. Quindi secondo te, Luca, si può dire che Spider-Verse abbia funzionato in qualche modo come punto di svolta nel settore dell'animazione? Sì, secondo me quello è stata la spinta a fare film d'animazione con quello stile, insomma, sì. Infatti poco dopo era uscito anche Klaus su Netflix, che è veramente un gioiellino bellissimo. Simile. Tra l'altro realizzato da un ex Disney,
al solito, quando, sì, quando si scocciano della Disney, dicono basta, noi ce ne andiamo, andiamo a fare cose belle altrove. Che insomma è una cosa che capita spesso nei corsi e ricorsi storici. È il problema di Luca, vai, vai, scusa, Jacopo, vai. Non possono uscire dal loro ruolo, e credo che purtroppo anche in Disney gli animatori e i registi dopo un po' non possono uscire da dei vincoli narrativi e delle cose che ci sono. Sì. Poi vanno fuori, hanno un'esperienza e un bagaglio che hanno ereditato enorme, giustamente, e per fortuna fanno nascere la concorrenza, altrimenti sì, era diventato un po' un monopolio. DreamWorks non ce l'aveva fatta così tanto a fare concorrenza. Ultimamente DreamWorks è tornata un po' su con l'animazione, anche anche loro hanno cercato di innovarsi un po' di più. Ora non ricordo l'ultimo film che era uscito, ma era molto carino. Bad Guys. Ah, sì, 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 quello sì, è molto sì, carino. E lì c'è sempre il discorso che diceva Luca, giustamente. Cioè, credo sia proprio la stessa tipologia di tecnica. Sì. Finalmente, perché almeno sono usciti dai canoni loro in cui si erano super vincolati. Io l'ultimo che ho amato tantissimo DreamWorks era Le Cinque Leggende, che anche lì non a caso sì, regista ex Disney, cioè, e, però almeno era un film che ti colpiva tanto e usciva dai canoni dell'epoca, come forse aveva fatto solo 10 anni prima Shrek, quindi mamma mia, sì, speriamo, speriamo sì, grande spider. Luca, invece, sempre Luca Chiari, c'è stato magari un momento di difficoltà incredibile dal punto di vista dell'animazione? Non so, un qualcosa in cui ti sei dovuto approcciare e hai detto, caspita, questa roba qui, però probabilmente se l'avessi fatta 10 anni fa non avrei avuto nessun problema e invece adesso mi ritrovo a dovermi inventare qualcosina per far matchare il tutto? Cioè, sì, è una scena su cui ho avuto qualche problema, ma non so se posso dirla perché sarebbe spoiler nel film. È molto avanti nel film. Sì, è molto avanti. Però, diciamo però che sono super curioso adesso. Dico, potrei dire come indizio tipo Frankenstein, però... ok, ok. Per far capire qualcosa, okay, sì, però... Sì, diciamo che mi sono dovuto un po' inventare una soluzione per fare quella scena. Ho dovuto fare un po' una roba alla Frankenstein per cercare una soluzione a quella scena, perché era una cosa abbastanza complessa. Sì, in effetti sembra, se ho capito quella che dici, quello che dici, era un po' un bricolage di animazioni quella. Poi. Sì, sì, immagino sì, di sì. Ce ne ho dovute mettere insieme più di una, perché poi ogni parte si muoveva in un modo, sì, penso. Sì, diciamo che io ho fatto la scena del processo in cui lui arriva ad essere okay, in quella cosa lì. Sì, insomma, e creare quegli effetti lì non è stato molto facile. Mi sono dovuto un po' reinventare, insomma. Caspita, sarebbe, però sarebbe un sacco bello rivederci tra qualche mese con la libertà di poter sì, fare tutti gli spoiler possibili, mettere la clip qui al centro e dire bene Luca, adesso raccontacela passo passo, come funziona, come è andata, lo faremo, segnatevelo in agenda, decidiamo quando è che non sarà più spoiler, torniamo qui e lo facciamo, tra 20 anni quindi. Quindi mi raccomando... Quando avremo 50 anni saremo qui a dire vi ricordate quando abbiamo visto Chip e Chop 20 anni fa, com'era bello? Sarà se molto divertente. Spero di sì, caspita, 50 anni, a meno che... Mi auguro proprio di sì in qualche modo. Luca Ceccotti, invece chiedo anche a te a questo punto se c'è stato un momento in cui il film ti ha dato quella sensazione di ma questa cosa non funziona tanto. Ma in realtà, seguo il ragionamento che ha fatto Jacopo, no. Ma poi dall'inizio alla fine, sono d'accordo con lui, la seconda parte è un po' più fiacca, diciamo, della prima. Ma che ci sia stata, ci siano state animazioni, linee di scrittura o qualcosa che stonava, onestamente no, l'ho trovato abbastanza fluido, anche nelle idee tecniche di regia. Certo, non è un prodotto, come dicevo, non è Robert Zemeckis, non è qualcosa da autoriale, però secondo me funziona bene per quello che fa in ogni suo aspetto cinematografico e contenutistico. E, che stona proprio, no. Anche quando introduce, ad esempio, quelle animazioni fallate degli anni 2000, no? Che sì, le vedi e dici, ma che sta succedendo?
Cioè, tipo, secondo me è proprio perché, anzi, proprio perché ci gioca sopra, funziona, e se capisci che ci gioca sopra, non suona nulla praticamente. Più ci penso, onestamente, più, guarda, l'ho rivisto anche io 2 o 3 volte, più ci penso, più mi piace, più lo interiorizzo e più ne voglio parlare, perché è veramente un prodotto veramente, veramente riuscito, bello, sofisticato, manifesto, bello. Quindi, ho capito, no, questa sera lo ripeterò in italiano. Ah, attenzione Jacopo, perché qui ti volevo e stavo per arrivare al punto clou della questione, ecco. Perché quindi mi sa che solo io e Luca Ceccotti l'abbiamo visto in italiano. Io l'ho visto in lingua, come no, quindi. io l'ho visto in lingua anche io. Ah, quindi sono l'unico che ha avuto il coraggio. Ti sei perso Andy Samberg e John Mulaney che li doppiano, è una cosa... Caspita ragazzi, bellissimo. Allora... Io diciamo che, cioè, quando ho finito di vederlo, l'ho rimesso dall'inizio con le voci in italiano per curiosità, per vedere, ma ho staccato molto presto. No, a mia discolpa, io l'ho dovuto vedere per lavoro prima che uscisse, penso poi come sia capitato anche a Luca, quindi l'ho visto in originale, è difficile che te li facciano vedere doppiati quando c'è il talent. Verissimo. Sì. Quindi in realtà stasera ero veramente tentato dal vederlo con il talent, anche perché poi ho fatto le interviste a loro quattro. Quindi ho detto, dai, devo capire che cosa hanno fatto. E poi loro hanno già, cioè, possiamo fare nomi ovviamente, sempre stiamo parlando, certo, di... No, no, assolutamente. Cioè almeno di Raul Bova e Giampaolo Morelli, Chip e Chop rispettivamente, hanno comunque già esperienza nel doppiaggio Disney. Sì. Perché sì. Morelli aveva fatto Flynn di Rapunzel, scegliete quella versione, mentre Raul Bova aveva fatto Hercules nel 97 e Bolt nel 2008, vero. Pare. Sì. Quindi Raul Bova si è fatto proprio 3 epoche Disney, una dietro l'altra. Che mi ha ricordato, non me lo ricordavo che aveva doppiato anche Bolt. Beh. Guarda, io anche Bolt ho avuto un flash, a un certo punto ho detto, no aspetta, ma c'è anche Bolt di mezzo. Ero convinto solo Hercules, però beh, è uno di quei film un po' minori. Io vi confesso che lo rivedo ogni tanto Bolt, perché essendo morbosamente affezionato a Dan Fogelman e tutto quello che ha fatto, ogni tanto torno indietro e mi riguardo Rapunzel e Bolt e dico, questi li ha fatti l'autore di This Is Us, quindi dico, ma incredibile, che cosa può accadere nella testa di un uomo? Però in realtà... Quello che è accaduto nella testa di George Miller quando è passato da Mad Max a Happy Feet, praticamente. Bravissimo, sì. Però va bene, meglio di Eugenio. Però vi dirò, ragazzi, allora, Luca diceva bene, l'ha messo in italiano per curiosità e ha staccato. Io sono un grande sostenitore del doppiaggio italiano, lo studio... E ho avuto e ho tuttora la possibilità di avere grandi maestri, quindi sono assolutamente della scuola che il doppiaggio italiano è il migliore che abbiamo a disposizione a livello internazionale. Qui no, su Pop Talk sono passati fior fior di doppiatori. A Carrara 2 settimane fa eravamo in live con Roberto Pedicini e Renato Novara. Abbiamo avuto anche il figlio di Tonino Accolla, che è stato direttore del doppiaggio della serie di Halo. Quindi insomma. Li sosteniamo in tutto e per tutto con grande supporto, però effettivamente nel momento in cui ci ritroviamo a dover dare spazio ai talent, questa è una cosa che Disney fa da moltissimo tempo, a volte capita di dover storcere il naso, a volte ti va bene, a volte non ti va bene. Per esempio Diana del Bufalo in Encanto a me era piaciuta, anche perché è stata sfruttata la sua forte dote canora e lì ha funzionato benissimo. Qui in Chip e Chop non dico che mi aspettassi le voci originali della serie animata, perché sarebbe stato un po' strano, visto che alla fine stiamo raccontando non la serie, ma loro due attori che hanno fatto quella serie. Raul Bova mi ha convinto, non mi è dispiaciuto per niente, anche perché abbiamo appena detto, veniva da Hercules, da Bolt, poi le cose le sa fare senza problemi. Morelli a me non dispiace come attore, ma penso che come doppiatore su Chop non si incollasse così tanto bene come pensavano in origine. E sarei tanto curioso, non so Jacopo se durante l'intervista è emerso qualcosa, sarei curioso di sentire anche, cioè di sapere se lui si è sentito a suo agio, perché lui dopo Rapunzel aveva avuto la possibilità di dire che forse qualcosina non gli quadrava in quello che aveva fatto.
Quindi non so se durante l'intervista lui è emerso molto sereno, no? Molto sereno, nel senso che non si aspettava di poter utilizzare la sua voce, era pronto al fatto che magari dovesse falsarla, stessa cosa nuova, visto che si parlava di Chip e Chop. Bella sorpresa il fatto che invece hanno potuto mantenere la loro. E a me, per esempio, invece mi sorprende questa cosa, e sono stasera bassa, lo vedo in italiano, perché ad esempio ero molto più fiducioso di Morelli che non di Bova questa volta. Perché a me Morelli su Rapunzel mi ha fregato, nel senso che io per all'inizio l'ho riconosciuto, ci ho messo, cioè, ed è uno dei talent che riconosco meno, e di solito è un vanto, perché ad esempio Laura Chiatti invece, proprio come inizia a parlare fino alla fine, io Rapunzel la sento. E vabbè, diciamo che non vorrei, però la sentiamo. E, no, altri meriti, secondo me, in quel ruolo non era il massimo. E, quindi mi sorprende e mi invoglia ancora di più adesso a vederlo in italiano. Il problema ti confesso che si sente. Ecco, secondo me... Perché Morelli ha un forte accento partenopeo, se non sbaglio, quindi... Sì, diciamo che nel tentativo di mascherarlo sembra quasi più romano. È come se... Però si sente che è forzato sostanzialmente. È un po' sì. Diciamo che... Sulle C soprattutto, sapete, dover ripetere un sacco di volte Chip è un problema, o anche Chop, quando dice agente Chop 00, insomma... Penso se avessi dovuto cantare la sigla. Chip. Diciamo che quindi la strascica un po' quella C, gli esce una cosa tipo Chop, Chip, quindi a volte dici... Caspita, comunque va bene, diciamo che rimandiamo ogni analisi possibile a quando l'avrete visto in italiano, così ci rendiamo conto. Però ecco, mi ha sorpreso anche il modo in cui poi abbiano deciso di doppiare Monterey Jack, Scheggia, Zipper. Monterey Jack ci sta che alla fine abbiano fatto questa scelta particolare, perché è una voce comunque bella impostata, quasi cavernosa, per un personaggio comunque robusto, fisicamente impostato. Lì non mi è dispiaciuto per niente, funzionava. Scheggia in italiano non ho controllato onestamente chi era la doppiatrice, mea culpa. Però Scheggia... che era sempre un tablet. Sì. Ok, perché ha una voce molto adulta, quasi tendente all'anziana. E non ho tanto capito perché questa cosa, sembrava quasi che fosse una vecchia saggia, e mi ha stonato, perché comunque, insomma, viene presentata come mantenendo lo stesso stile della sigla, molto arrembante, una ragazza, passatemi il termine, ragazza, molto, insomma, come nel film l'avete vista, molto pronta all'avventura. Quindi mi ha stranito un po' come cosa. E Zipper invece, sono curioso adesso di sapere in inglese com'è, perché Zipper in italiano ha un vocione tipo così. È uguale. È così, è proprio il contrasto che è bellissimo per quello. E se posso tornare su Monterey Jack, in inglese lo dopo un fantastico Eric Bana. Sì, l'avevo visto. Con un accento inglese marcatissimo, scozzese mi sembra, qualcosa che stiamo lì insomma. Ed è fenomenale. Non so chi lo doppia in italiano a Monterey Jack. Joe Bashir, se non faccio. Ah, sì, sì, bravissimo. Okay. Sì, Bashir. Ok, ok. Mi avete incuriosito adesso. Mi sa che stasera pure io come Jacopo in italiano. No, tra l'altro è particolare quello che dice Mario, perché in realtà poi Francesca Ghillemi è una ragazza bellissima, cioè, come si dice oggi, invito a vedere il suo profilo Instagram per avere un'idea. Quindi, e ricordo che mi ha detto, no, io in realtà pensavo anche di dover modificare e modulare, invece è stato molto spontaneo e se non erro era anche al suo primo doppiaggio. Quindi evidentemente forse proprio la spontaneità ha portato a fare una voce quasi naturale. Mi sa di sì che era il suo primo doppiaggio, perché qui trovo solo televisione, esperienza al cinema... E basta, quindi sì, probabilmente sì, era il suo primo doppiaggio. Ti dico, doppiata bene, nel senso che non c'erano stonature, e secondo me si è incollata molto bene alla parte, interpretata anche molto bene, anche perché avendo esperienza di cinema e televisione poi significa che in qualche modo sai recitare. Però non mi aspettavo questa voce, mi aspettavo qualcosina di più giovanile, ecco. Non so, poi sono sincero, non ho mai sentito Francesca Ghillemi parlare, probabilmente è una mia grande mancanza, una lacuna.
fortuna importante nella cultura cinematografica, che colmerò assolutamente, però mi aspettavo un tono molto più giovanile, più gioviale, invece mi ha dato proprio l'impressione di una saggia tendente da anziana, sì, un'anzianotta che redarguisce Chop, però comunque alla fine dice va bene, dai, lanciamoci in questa avventura e cerchiamo di capire. Ora ragazzi, missione speciale per noi agenti speciali. Luca Chiari, non puoi dirci proprio niente di quello che stai facendo adesso. No, purtroppo no. Zero. Neanche se siamo tutti insieme Dracarys, cioè non ci risponderà. No, purtroppo no, mi dispiace. Agente segreto Dabolo Luca. Diciamo che però avremo l'occasione di vedere tante scene da te animate a settembre. Esce a settembre, giusto? Sì, a settembre. Il 21 di agosto, mi pare. Ah sì, anche in Italia, il 21 di agosto? In Italia non so. No, ma credo mandino sempre in tarda serata, in contemporanea, anche qui in Italia, su Sky, immagino. Magari ah, 21 doppiata, 29, 28, cioè scusa, 21 originale, il 28 doppiata. Sì, esatto. Ok, in Italia sarà trasmessa su Sky Atlantic dal 22 di agosto, quindi ok, ricordavo settembre perché forse si era fatto il discorso con Il Signore degli Anelli e quindi avevamo detto escono quasi in contemporanea tra Il Signore degli Anelli e House of Dragons, invece direi che abbiamo un po' di giorni di gap che ci possono tornare utili. Quindi niente, non riusciamo a cavare niente. Vai, dici. Che ci saranno i draghi. Caspita! Questo poteva essere quasi spoiler, eh? Ne hai animati tanti, immagino. Qualcuno. Dai, a questa vuoi rispondere. Il drago più grande che hai animato, quanto era grande? Non lo so, non saprei dire. Non posso dirlo. No, non posso dire neanche questo. Allora, provo ancora. Vorresti far fare un cameo a uno dei tuoi draghi in Chip e Chop agenti speciali? Tanto ormai. Dici tu, abbiamo messo di tutto. Sì, esatto. Ok, altra domanda. No, vai Jacopo, vai, scusami. Allora dico, magari non sequel. Che gli sceneggiatori sono propensi. Era questa la domanda che stavo per farti. Ah, ecco, hanno detto sì, noi come, cioè mi hanno proprio urlato euforici, sì, noi ci siamo. Sì, e poi ho letto un'intervista a loro che il film l'hanno scritto tipo 7 anni fa. Sì, ho letto anch'io 7 anni e fa. Non pensavano tipo l'avrebbero mai prodotto perché con le regole del cinema che ci stavano. Poi le piattaforme, boom, bravo Luca, sì, la Disney. Beh, effettivamente. Però a meno male che è uscito. Prima citavate Barney Stinson, no? Sì. E loro sono sceneggiatori che hanno scritto How I Met Your Mother. Quindi c'è tutta quell'ironia. Magari quella... Si vede. Magari allora a questo punto proprio quella battuta di Barney Stinson su Karate Kid l'hanno presa e ci hanno costruito sopra il film. Esatto. Dai, ormai sta... bene. Ormai... Vi farei come ultima domanda in chiusura, visto che abbiamo altri 7 minuti, vorrei partire da Luca Chiari per capire se da loro internamente è stata considerata come cosa. Perché distribuire su Disney Plus un film del genere? Questo al cinema ci stava benissimo. Luca, se ne è parlato internamente tra di voi? Ma... Cioè sì, tra di noi sì. Cioè, anch'io avrei sperato di averlo visto, cioè di poterlo vedere al cinema, però cioè leggendo più che altro anche le interviste agli sceneggiatori e al regista, così è stata una cosa che, essendo anche budget più basso e anche appunto essendo un film non proprio in stile Disney, che esce un po' fuori dagli schemi, e hanno detto, l'hanno voluto anche mandare su Disney Plus anche per attirare gente sulla piattaforma, immagino, e cose così, ma principalmente penso appunto perché esca più che altro fuori dagli schemi Disney e non lo so, non hanno voluto rischiare con il cinema, anche per i costi più alti e tutto il resto.
Jacopo, che ne pensi? Sono abbastanza d'accordo con Luca. Poi dico, secondo me, loro quando hanno paura del rischio vanno in piattaforma, quando non sono certi di raggiungere il target corretto vanno in piattaforma, ma anche solo da un punto di vista commerciale. Un film come quello al cinema, purtroppo. Abbiamo No, perso. no. No, no, sul momento più importante. Ormai pathos. Niente, come facciamo? Anche perché mancano 5 minuti, quindi in 5 minuti la rete deve Sì. andare via e tornare. Abbiamo bisogno di sapere questa cosa. Jacopo, torna, non abbandonarci. Niente, abbiamo perso. Siamo tutti Vabbè, contenti. Luca, nel frattempo dimmi la tua a questo punto, allora, su questa Sì, guarda, distribuzione in piattaforma. sono d'accordo con Jacopo, ormai non corrono più i rischi di una volta Disney. Oddio, più che correre rischi riescono a scegliere la piattaforma, che sia o il grande schermo e la sala o lo streaming che più si adatta alle esigenze che... Ah, è tornato Jacopo. È tornato, è Non tornato. voglio... Vai, finisci tu. Ti stavo rubando tipo la risposta. Ci ha lasciato con una suspense incredibile. Ma subito, mi sono bloccato subito. Sono i poteri forti della Disney. Ok. Allora, la Hai Disney avuto non... solo il modo di dire che Disney non rischia più, e poi, come hai detto questa cosa, Disney ha detto: adesso ti faccio vedere io come rischio. No, non rischia, ma secondo me, dicevo, è molto più facile oggi targettizzare delle campagne su Disney Plus che non al cinema. Al cinema purtroppo è un pubblico in cui ti rivolgere dai 0,99. Su Disney Plus, tramite Google, tramite YouTube, tramite social, eccetera, è facilissimo che tu raggiungi e per fuori i trentenni, che magari anche casualmente sono quelli che ancora non si erano abbonati a Disney Plus. Perché avevi fatto campagne su famiglie, avevi fatto campagne su adolescenti con qualche film Marvel e lì li hai presi. Poi magari ne hai presi 10 milioni, non 60, sparo cifre ovviamente a caso, però li hai raggiunti e il tuo obiettivo è arrivato. Poi fai parlare di te perché fai brand e questo ti porta a funzionare. In più credo ci sia un sovraccarico ancora oggi di film che dovevano uscire al cinema e che per 2 anni non sono usciti. Trovare la finestra giusta senza fare concorrenza al resto del mercato e farsi autoconcorrenza in Disney, che ormai è un listino vastissimo, credo sia Sì. veramente difficile. E in più su un film così, poi giuro mi spengo, Disney soffre, credo anche del di Fox, con cui è obbligata ad uscire in sala con i film Fox per credo almeno altri 5 o 10 anni, non ricordo l'accordo Sì. cosa vedeva. Quindi è chiaro che quando hai quello dici vabbè, me lo gioco dentro, i guadagni sono netti, non ho i costi aggiuntivi esterni e tanti cari saluti. Secondo me non è neanche Esatto. un ragionamento sbagliato, cioè non sono così da demonizzare le scelte di uscita su piattaforma per questa tipologia di film. No, 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 perché su, ma guarda cioè... anche Red. Io sono Sì, pienamente d'accordo. infatti. Cioè, Sì, Red ha avuto infatti. un successo eclatante che chissà se Lightyear riesce a abbissare, visto che è totalmente diverso. E arriva al cinema, e arriva invece al cinema. Quindi, Sì, e sì. E... secondo me in Red non ci vedevano più, e invece poi è andata a bestia. Poi Sì, battute non le anche perché diventa un po' anche in questo contesto col fatto che sei già abbonato e non devi, diciamo, spendere soldi aggiuntivi a un costo che hai già pagato, diventa un po' un film riempitivo del weekend e magari era lo stesso film che se fosse uscito al cinema non saresti mandato a vederlo, anche se ti piaceva. Non lo so, la vedo un po' pensato così. fosse presente. Sì. Banalmente. Quindi secondo me non sono da demonizzare, anzi, come dicono pure gli sceneggiatori, secondo me forse Disney Plus era veramente la piattaforma più adeguata dove far uscire un film del genere, anche per il discorso che ha fatto Luca, che è un po' fuori dai canoni Disney. Anzi, in qualche modo è cinico nei confronti della Disney stessa, che diciamo che è la compagnia che fa in generale più reboot, più remake, più Sì. giri e alla fine fa uscire un prodotto del genere in piattaforma, come dice Jacopo, diretto a un parterre di pubblico molto più variegato di quello, cioè molto più diretto di quello cinematografico, e arriva più gente, fai più introiti e il film secondo me ha anche più successo. E non te ne penti di averlo prodotto, e magari ci fai anche un sequel, speriamo. Cioè, Cosa che secondo me
Secondo me sì, ce lo lanceranno. Però vorrei solo dire una cosa a Jacopo. Jacopo, la mia è una critica fortissima perché secondo me i trentenni si sono iscritti a Disney Plus subito solo per poter vedere in alta qualità Topolino e la roulotte. Sono pienamente d'accordo. Io quando vado in gita in montagna canto Si va in gita in montagna, trulla all'acqua e continuo a mangiare le pannocchie immaginando quelle scene. Quindi Invece ti sono dico proprio che quando io arrivo al termine di un viaggio, se ho delle persone in macchina con me, dico bene, no, caspita, adesso non mi sta venendo. Com'era la frase conclusiva di Pippo? Vi ho portati sani e salvi, una cosa del genere, adesso non mi sta venendo. la citazione famosa. Esatto, sì. Da trentenni o poco più, qual è stata la prima cosa che avete visto quando vi siete iscritti a Disney Plus? Io vi dico la mia, è Topolino e la stata roulotte, assolutamente. cioè, la mia è stata la serie dei Gargoyle che volevo recuperare da una vita. Caspita. Bellissimo Gargoyle. No, Sì. io era una di quelle che avrei voluto rivedere. Ci sono ancora oggi delle serie di quegli anni lì che vorrei recuperare, tipo Aladdin. Cioè, rivedere come Aladdin, che ancora non l'hanno messa, se non erro, e sto Peccato. penando. Però paradossalmente credo che ho visto il film più banale del mondo, cioè Frozen, perché per il lancio avevamo fatto una cosa, quindi proprio rispondo onestamente, avevamo fatto una cosa con Serena Utieri e con Disney, quindi ci eravamo Ok. visti tutti insieme Frozen online. E allora ci sta. Beh, Luca, Però ho avuto chiari, un po' tocca a te. piacere. Io banalmente, tra le prime cose che avevo visto è stato Roger Rabbit, perché era da un sacco di tempo che non lo vedevo e ne ho Ecco, approfittato. che bella chiusa che è questa, tra l'altro, che abbiamo iniziato con. Sì, esatto. Ma guarda che era scritta, gliel'avevo detta alla fine, mi raccomando, dici questa cosa. È un Sì. po' talk scripted, ok. Mannaggia. Ragazzi, siamo arrivati in chiusura. È stato bellissimo. Sarei andato avanti per altre ore perché su Disney e Disney Plus potremmo parlare tutta la sera. Luca Ceccotti lo sa che se si inizia con me non si finisce più. Per Sì. fortuna mi sono trattenuto su Peter Pan e non ho iniziato a fare auto, non so, pubblicità a profusione. Ho mantenuto il mio ego e ho detto no, su Peter Pan adesso siamo fermi e zitti. Si è già detto tutto. Quindi direi che vi ringrazio tantissimo, spero di ritrovarvi tra 20 anni per parlare del film senza spoiler e tra qualche mese per parlare di House of Dragons di nuovo con Luca, che ci dirà finalmente qual è questo drago che ha animato, se era Sì. effettivamente il più grande o il più piccolo, e ci svelerà qualcosina in più di tutta la serie. Io vi ringrazio di nuovo, rimando tutti quanti a giovedì prossimo dalle 21 alle 22, sempre qui su Pop Talk, sul canale di Gamesurf Tiscali. Ciao e buonanotte a tutti! Ciao ragazzi. Ciao. Ciao, grazie a tutti.